La cosa importante è che si dia il giusto ruolo all'innovazione e alla trasformazione di questo paese e si faccia diventare l'innovazione una misura strutturale del paese, perché può davvero incidere in quello che è l'aumento dei posti di lavoro e la competitività del nostro paese. Quindi quello che sta accadendo oggi è un qualcosa che per noi ha estremo rilievo, perché anche la politica del nostro ministero segue proprio le attività che oggi si faranno all'interno di questo centro. Quindi da un lato la razionalizzazione degli investimenti nelle infrastrutture, dall'altro la forte attenzione alla formazione, alle tecnologie usate per l'uomo, all'open innovation, quindi a lavorare insieme anche a start-up per cercare di migliorare quelli che sono i rapporti tra le grosse aziende e le start-up e cercare di aumentare il numero di start-up che sono nel nostro paese e possano essere inglobate all'interno di grosse aziende. E poi l'importanza anche del pubblico, che deve diventare un attore principale nella partnership con le grosse aziende, con le aziende in generale sull'innovazione, sia un soggetto che richiede domanda di innovazione, sia un soggetto che offre innovazione. Noi andremo a leva su tutto ciò che di positivo si sta facendo all'interno del paese, quindi per riuscire a far emergere regioni e città come Napoli, che ad oggi stanno davvero diventando un punto di eccellenza e un punto importante per le altre regioni e le altre città. Il nostro secondo Innovation Hub fa parte della strategia di portare l'innovazione sul territorio e favorire un collegamento più stretto tra la nostra azienda, le università e le start-up locali, con l'obiettivo quindi di stimolare l'innovazione anche nel territorio dove noi siamo presenti, evidentemente come azienda terna, portatori di energia, trasportatori di energia e gestori di sistemi. Abbiamo un piano industriale complessivo che vale 6,2 miliardi di euro in 5 anni per l'Italia. Abbiamo investimenti importanti per la regione Campania dell'ordine di 500 milioni di euro. Beh, non ci dimentichiamo che Napoli è la terza città in Italia in termini di nuove start-up, quindi evidentemente c'è una creatività estremamente viva che va valorizzata e va utilizzata dal lato nostro. La scelta che Terna ha compiuto appare come un riconoscimento all'azione della città metropolitana di Napoli e alla città di Napoli nel campo dell'innovazione, dell'interazione e scambio con realtà esterne come università, centri di ricerca, start-up e imprese. Oggi si è sancito un principio fondamentale che comunque voglio sottolineare con orgoglio, che Napoli è tra le prime città ad ospitare start-up, innovazione tecnologica. Noi come città metropolitana di Napoli abbiamo la responsabilità di supportare queste aziende. Parliamo di un grande laboratorio che insieme alla ministra oggi abbiamo inaugurato. È un inizio di una collaborazione che intendiamo portare avanti tra l'ente metropolitano e la stessa società Terna per migliorare la qualità e i servizi rispetto ai cittadini.